Una sensazione complessiva di vitalità e molto attesa per l'estate, che dovrebbe rappresentare il momento definitivo di rilancio del turismo dopo la pandemia. La Beat 2023 in Fiera a Milano ha riportato i viaggi sotto i riflettori e, a fine manifestazione, abbiamo chiesto a Piero Esaia, direttore generale Tour Operating di Alpitour World, di tracciare un bilancio di questi giorni e del momento del sistema turismo. Respiriamo un rinnovato entusiasmo, rinnovata fiducia sui trend che finalmente tornano ad essere quelli pre-Covid. Mi sembra che ci sia una grande volontà degli operatori anche di intercettare un po' i nuovi trend, i nuovi bisogni dei consumatori. Insomma, noi che siamo il primo player di turismo organizzato, non potevamo non essere qui a sentire un po' il polso del mercato e intercettare un po' le sensazioni in attesa dell'estate che verrà. Per il gruppo si tratta anche della prima beat dopo il rinnovamento di logo e struttura. Sicuramente dovevamo esserci con la nostra nuova livrea, diciamo così, il nostro nuovo logo, che non è solo un logo, ma come abbiamo avuto modo di dire il 24 di novembre, è un qualche cosa che racchiude una serie di valori importanti che abbiamo voluto capitalizzare e mettere, diciamo, in questo contenitore che è il nostro nuovo logo. Qui siamo stati presenti con i nostri tre pillar che ormai abbiamo lanciato col progetto Trevolution, quindi eravamo presenti con Eden Viaggi, con Turisanda e col pillar Alpitour. Insomma, abbiamo fatto la nostra parte, ma soprattutto volevamo essere, diciamo, nella partita del rilancio del turismo, perché credo che con l'inverno che si sta per concludere, con l'estate che i primi segnali ci dicono questo, si sta presentando, sarà un anno veramente molto, molto positivo per il turismo. Un anno, ci tengono a sottolineare da Alpitour, nel quale sempre di più si guarderà anche ai cambiamenti sociali e ai bisogni che emergono dalla società. Come cambia il costume della società, deve cambiare anche l'offerta, perché cambiano i bisogni. Anche questo è un nuovo modo di pensare il turismo nel mondo del dopo pandemia.